Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amale e oggi vi porto con me a Lidl. Il mercoledì è una giornata in cui pubblico le mie uscite, le mie scoperte, le mie cosette, magari anche qualche short video su qualche trattamento fatto, insoddisfatta del risultato, però questa volta vi porto con me a fare un giretto sulle varie offerte che ci sono a Lidl. Dunque, io sono andata ieri sera e oggi mercoledì faccio il montaggio del video e ve lo pubblico. Ci sono tanti articoli sia sportivi, varie offerte, però l'unica cosa, ragazze, ragazzi, occhio, perché tante volte mettono i cartelli di sconti, ma i sconti non ci sono, perché sono andata e c'erano dei cartelli rossi, rossi tipo effetto sconto, alto sconto, però la verità non c'era, perché anzi hanno aumentato i prezzi, e al confronto, perché vogliono aumentare i prezzi, devono trovare la maniera, e quella di piccole truffe, che sinceramente ci sono degli articoli che io conoscevo assolutamente i prezzi, ma ho visto che hanno aumentato mettendo il cartello rosso come fosse un sconto, quindi comunque stiamo attenti su queste cose. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piace questo genere di video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi piace la notifica. E se volete questi tipi di video basta chiedermi, non ve li faccio di più. E comunque voglio scusarmi di questa voce, ma purtroppo ho la voce che ho da quasi 10 giorni, che il raffreddore non mi passa. E quindi niente, comunque ci sono vari articoli invernali molto carini, anche articoli per la casa davvero molto interessanti. Abrimos la caja 3. Sì, Paolo!
Abrimos la caja. Sono andata a fare la spesa, il mio budget era di 20 euro, 19,91 euro, questi qua sono grandi soddisfazioni nella vita. Questo pane di centeno che io consumo 4 pacchi al mese, più o meno, perché ne prendo 2 fette per la colazione. Ho preso i premi per Cali, piuttosto io non mangio, ma lei, i suoi premi devono esserci. Ho preso hamburger di merluzzo con gamberetti, e oggi ne mangio una, l'altra la congelo. Ho preso le banane, costavano 1,39 euro e ho pagato 1,58 euro. Ho preso le uova campesine con 2,79 euro, ci sono anche le uova che costavano meno, però guarda, c'è una bianca, però preferisco quelle allevate a terra. Ovviamente ho preso il catalogo, zucchero di canna, perché questi giorni ho voglia di biscotti, non mi sono rimasti come si chiamano, non ho il zucchero per farlo. Io non compro biscotti, non compro cioccolatini, non compro, sì, c'ho la vita triste, lo so. Ho preso questo qua di pomodoro che mi costava 92 centesimi, e sono 800 grammi, anche se di là c'era scritto che erano 850, vabbè, comunque. Metà la metterò dentro un barattolo, l'altra metà la congelo. Ho preso il cumino che mi è finito con 66 centesimi, e questo ho preso l'avocado per stasera, l'avocado, che l'ho pagato 1,85 euro se non sbaglio, sì, 1,85 euro. Me ne mangio una, le altre vediamo nei prossimi giorni. Infatti ne ho presa una più matura. Per conoscere l'avocado che sia maturo, pronto per la giornata, deve essere morbido sotto e morbido sopra. Comunque sì, le mie unghie fanno schifo, infatti oggi mi faccio le unghie, le faccio a casa. Tortilla. E sono andata, sinceramente sono andata al Lidl per due cose. Primo per questo, per il bagno, perché mi è finito. Il secondo per il pane, perché è seme integrale, con la massa nera, con il centeno che non mi viene in mente come si chiama in italiano, è ricco di fibre, per me va benissimo. Infatti sono andata per questo e per il pane, e il budget era 20 euro perché sapevo che mi spendevo una fucilata tutte le volte che ci vado, però devo controllare la spesa. Io controllo abbastanza bene la spesa, perché comunque con uno stipendio minimo, perché io faccio un lavoro part time, e è stata una scelta di vita dopo tantissimi anni che ho lavorato tantissimo, ho fatto tantissime ore, e ho avuto 3 esaurimenti nervosi,
e da lì ho smesso, quindi questa qua è una scelta mia di lavorare poco, lavoro 25 ore settimanali e il resto tempo libero mio, vado in montagna, vado al mare, dedico il tempo alla mia cagnolina, dedico del tempo alla mia cagnolina e quindi per il momento va bene così, sapendo che ho stipendio minimo. E ovviamente controllo tanto la spesa perché devo contare la benzina, l'affitto, le bollette, varie cose. Posso cercare un altro lavoro? Assolutamente sì, però non mi va. Voglio proprio godermi il silenzio, la tranquillità, la pace mentale e fisica e godermi i miei animaletti. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E se avete delle richieste, delle domande, delle informazioni, dei consigli, benvenga. Grazie a tutti, grazie per il sostegno, grazie per le persone che mi lasciano sempre dei bei commenti. Che dolci, che gente meravigliosa. Grazie a tutti, ciao, alla prossima.